grande professore all'Università degli Stranieri di Perugia. Allora, lei è un specialista ormai riconosciuto in questo settore e diciamo che è riconosciuta anche a livello nazionale. Quindi la mia prima domanda è come mai ha scelto un peato un po' privilegiato non solo per la sua importante opera di ricerca e di educazione, ma anche come set, diciamo, per dire. Ma io ho sempre tenuto l'Umbria, una regione vivibile, vissuto per un certo periodo anche a Roma, dove naturalmente i ritmi urbani sono completamente diversi. E quindi oggi la mia professione, proprio quella del critico cinematografico, evidentemente, si può svolgere anche lontano da quella che fino a qualche anno fa poteva essere ritenuta la sua sede naturale, quello Roma, cioè il luogo di cinema, dove si può assistere al crimine. Oggi con la digitalizzazione si può avere semplicemente via mail il file del film da vedere, quindi non è più necessario essere presenti in loco. Questo permette una dislocazione fisica anche per professionisti, quando posso essere nel campo della cinematografia. Perfetto. E quindi, appunto, questa opera di promozione, diciamo, della cultura cinematografica in luogo ha coinvolto anche appunto l'Umbria, mi riferisco soprattutto alle sue pubblicazioni apparse nel corso degli anni, ma anche alla ricerca che mostra l'Umbria sullo schermo. E quindi, secondo lei, l'Umbria, che cosa può dare al cinema e il cinema a sua volta all'Umbria, in senso di crescita? Allora, il cinema e anche la fiction televisiva può dare molto all'Umbria. Termini soprattutto di promozione del territorio, questo l'abbiamo visto in particolare con i casi di Don Matteo per quanto riguarda Puglia e Spoleto e Luisa Spagnoli per quanto riguarda Perugia. Cosa può dare Umbria al cinema e alla televisione? Beh, innanzitutto un patrimonio artistico, culturale e naturale, direi inestimabile e incomparabile. Pensiamo semplicemente alla presenza in Umbria delle cascate romane, ma anche di città come Sisi, cioè noi possiamo veramente essere un set a cielo aperto difficilmente comparabile con analoghi set. Esatto, infatti come lei sa, l'Umbria ha come obiettivo proprio la promozione del territorio e ovviamente al fine di rafforzare l'identità della rete stessa. E, se, cioè, mi spiego anche in altre parole. Ma io, parlando dell'Umbria, la mostra del cinema di Venezia, qualche mese fa, ho definito l'Umbria una sorta di piccolo Roma. Cioè, la parte del mare di Umbria si trova praticamente in più. Dalla montagna al lago, passando per la cascata dei marmori e soprattutto il patrimonio artistico. E non solo, perché anche a livello di paesaggio abbiamo già avuto da invidiare, ad esempio, la Roma pubblicizzata toscana.